Buongiorno a tutti gli amici di Occhio Pavese, oggi vi parliamo di un convegno organizzato dal Movimento 5 Stelle che si terrà a Voghera presso la Sala del Teatro della Fondazione Adolescere in Viale Repubblica numero 25, sabato 7 ottobre dalle 20.45, intitolato Lavoro 2025. E ne parliamo con il consigliere comunale Caterina Grimaldi. Buongiorno, di che cosa si tratta? Allora, noi abbiamo organizzato questo incontro per presentare uno studio, che è il primo studio previsionale sui temi del lavoro, di come sarà il lavoro in Italia nei prossimi 10 anni, commissionato dal Movimento 5 Stelle a livello parlamentare. Infatti questo studio, che è stato commissionato a un importante sociologo del lavoro che è il professor De Masi dell'Università La Sapienza di Roma, ha visto la presentazione ufficiale durante un convegno a Roma alla Camera dei Deputati nel gennaio scorso, e poi da maggio è stato pubblicato all'interno di un volume che appunto si intitola Lavoro 2025, il futuro dell'occupazione e della disoccupazione. Perché è importante, a nostro avviso, come Movimento 5 Stelle di Voghera, rendere disponibile anche alla città di Voghera informazioni fondamentali su questo importantissimo tema, poiché anche in città sarà necessario rivedere tutta una serie di strategie. Infatti questo studio cerca di dare risposta ad importanti domande sul lavoro. Quali sono queste domande? Per esempio, una domanda è: come sarà, ci sarà più occupazione o meno occupazione nel nostro paese? A fronte della globalizzazione, dei flussi migratori, dell'allungamento della durata della vita, quali saranno i lavori che verranno creati o che verranno distrutti? Come si risolveranno i conflitti del lavoro? Che forma avrà, per esempio, la solidarietà sociale? Noi abbiamo esteso l'invito a tutti i dipartimenti universitari dell'Università di Pavia che hanno attinenza a questi temi, e i temi sono quelli della robotizzazione, della digitalizzazione, delle nanotecnologie, dell'industria 4.0, e sono temi che sono tra l'altro all'ordine del giorno anche nell'ambito di Confindustria, delle ricerche dell'Università di Pavia, e a mio avviso appunto devono essere coordinate o discusse, perché magari su certi punti non ci sono convergenze ma su altri invece le idee sono comuni, anche nell'ambito delle istituzioni scolastiche, i licei, le scuole professionali di qualificate che abbiamo a Voghera, il sindacato, lo sportello del lavoro e anche l'amministrazione comunale. Infatti io ho invitato anche tutti i consiglieri comunali, il sindaco, gli assessori, e mi auguro che ci sia un'ampia partecipazione sia delle istituzioni invitate ma soprattutto dei cittadini di Voghera, che hanno a mio avviso il diritto e dovere di informarsi maggiormente su un tema così importante. Anche perché il suo intervento sarà incentrato proprio sul nostro territorio, corretto? Sì, infatti la prima parte dell'incontro appunto sarà tenuta dal nostro parlamentare, che è Claudio Cominardi, che è uno dei due parlamentari che ha appunto commissionato lo studio al professor De Masi, e quindi lui illustrerà il volume. Io poi successivamente farò un mio intervento centrato più sulla realtà della città di Voghera. Quindi sicuramente una serata, un convegno molto dinamico, con un tema di fortissima attualità, che speriamo che possa ovviamente raccogliere il favore dei cittadini, che sarà anticipato anche da un buffet. Sì, sarà un aperitivo. Un aperitivo. Un aperitivo a 5 Stelle, quindi in parte magari anche finalizzato a una sorta di autofinanziamento, e questo inizierà verso le 18.45, quindi chi vorrà partecipare, avremo modo anche di parlare così informalmente, come Movimento 5 Stelle ci saremo tutti, e quindi sarà un piacere incontrare sia i nostri attivisti ma anche tutti i cittadini. E poi alle 20.45 inizierà con la presentazione del volume e poi successivamente il mio intervento. Fondazione Adolescere, Viale Repubblica. Grazie mille. Grazie a voi.